rischiare l'ergastolo, ora hai gli arresti domiciliari, come dicevi te, con il braccialetto elettronico, ma appunto già lei la vedeva poco, sua figlia, così sembrerebbe, perché era affidata al padre che vive nel Lazio, e ora chiaramente dopo quello che è successo potrebbe rischiare di non vederla più, ma quello che potrebbe emergere nelle prossime ore dagli inquirenti saranno le verità contenute negli smartphone di Mattia e Valentina, che sono stati proprio analizzati in queste ore per cercare di ricostruire questo rapporto molto burrascoso. La verità qui, sentendo gli amici, sentendo i familiari, è molto netta: era lei la persona più aggressiva della coppia ed era lei a picchiarlo. Lui era perdutamente innamorato, un ragazzo, come si è sentito prima, un suo amico gli diceva: ma perché stai con lei? Lui era troppo innamorato e non riusciva a lasciarla. Allora, voglio farvi vedere adesso il punto sull'inchiesta, le dichiarazioni di questa ragazza che all'inizio tenta di depistare, parla di un uomo con un cappuccio nero che avrebbe aggredito Mattia, poi però crolla e confessa tutto e ora teme di perdere per sempre la sua bimba di 6 anni. Mara Pannone. Ha tanta paura Valentina di restare per sempre dietro le sbarre, di non poter più riabbracciare sua figlia, una bimba di 6 anni che vive con il padre in un'altra città. Rischia da 14 anni di carcere all'ergastolo. La donna reo confessa dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore nella sua macchina ad Abano Terme il 25 settembre scorso. Più passano i giorni e più sembra capire nel silenzio della sua casa, dove ha gli arresti domiciliari, accusata di omicidio volontario aggravato, che il suo gesto potrebbe costarle una lunga pena. Forse è pentita, forse oggi non si dà pace, chissà quante volte le tornerà alla mente quel momento terribile, ma perché l'ha fatto? Che rapporto avevano Mattia e Valentina? C'era un rapporto conflittuale, mi picchiava e mi minacciava, una volta voleva farmi mangiare una tartaruga morta. Una relazione morbosa e tormentata la loro, tra alti e bassi e continui litigi, ma non riuscivano a separarsi. Lui geloso e possessivo, lei aggressiva, incapace forse di contenere la sua rabbia. Discussioni per un non nulla, volavano parole grosse, poi alzavano entrambi le mani. C'erano state precedenti aggressioni nel passato, ma nessuno dei due aveva sporto denuncia. Divorata dalle sue stesse bugie, ne ha dette tante Valentina prima di crollare e confessare di averlo ucciso. Stavamo litigando, mi ha messo le mani addosso, come faceva spesso. Mi è venuto in mente che teneva il coltello nel cruscotto, l'ho preso e l'ho colpito mentre eravamo in macchina. Un colpo solo che ha ucciso Mattia in pochi minuti. Lui ha accostato la macchina, ha aperto la portiera, è sceso ed è caduto a terra. Sono scesa anch'io per correre da lui, ho cercato di tamponare la ferita, ero disperata, non volevo ucciderlo, non volevo finisse così.